Eccoci e bentornati sul mio canale. Si sale sul ring, ragazzi. Siete pronti contro il cinese? Vai! Hanno richiesto la rivincita e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Allora, lo dobbiamo sfiancare praticamente, da come ha detto, e così poi abbasserà le difese. Forza, non lo dobbiamo subito mandare a tappeto, eh? Ok. Dai, dai, è pure un po' magrolino, il compare. Su. Su, attacchi veloci. Forza, mi sembra proprio scarso comunque questo. Oh, cacchio. Però quando attacca fa male. Quando attacca fa male, ragazzi. Quando attacca fa male. Ok. Boom. Oh, ancora che reagisce, eh? Forza. Porco cane. Dai che ti faccio cascare tutti i denti. Su. Su, bam. Due. Bam. Oh, ancora che si rialza, eh? Imperterrito. Forza. Porco cane, su. A posto. Ancora. Ancora. Ancora che reagisce. Ancora. Che stai facendo? Perdere con un bianco. Cacchio. Cacchio. Perdere con bianco e disonore. Su. Vai, vai. Così, così veloce, Vito, così Vito, così Vito. Vai. Yeah. Cadeva se lui usava stile della tigre. Sì, stile della tigre. Una settimana dopo, era proprio scarso questo, dai. Forza, Scaletta, sei in ritardo. Che dobbiamo fare? Mamma mia, qua al penitenziario sta succedendo il panico. Comunque già è da 10 giorni. Una settimana più 3 giorni di prima. Già sono 10 giorni che stiamo rinchiusi qua dentro e nessuno ci aiuta. Con chi dobbiamo parlare? Chi è questo? Ehi, ascolta. Il signor Galante dice che Vito oggi ha la giornata libera. Ok, ma non ti ci abituare, Scaletta. Ok, dai, vieni con me, Vito. Che c'è? Ci alleniamo ancora? Più o meno. Vedrai. Che succede? Perché non sto tranquillo? Buongiorno. Buongiorno, signor Galante. Niente allenamento oggi? Non proprio. Siamo state sfidate dai negri e non voglio rischiare che Pepe prenda troppe botte prima del grande incontro con O'Neill. Quindi, combatterai tu. Sarà un buon allenamento. E dai! Ah, mo' in lavanderia. Meno male che era il giorno libero. Allora, ragazzi, devi affrontare un osso duro, ma non tanto sveglio. Uno che combatte con il cuore, non con la testa. Fallo fesso. Lui abbasserà la guardia e tu lo manderai al tappeto. Forza, non farmi fare brutta figura. Ma guarda qui. Dovrò dare una lezione a questo straccetto pallido. Lo colpirò così forte che lo sentirà anche sua nonna. Preparatevi a perdere, idioti! Così si fa, fratello! Forza. Comunque vada, è l'incontro più difficile che questo buffone affronterà mai. Kogan è tosto, eh? Bianco finirà a terra. Si difende pure bene, non apre tanto la difesa. Andiamo, Vito, fai vedere su, chi sei. Dobbiamo stare attenti sui ganci, che questo è molto più grande, secondo me, di noi. Forza, bel atto contrattacco. Se quel ragazzino riesce a vincere, io divento presidente. Boom! Oh, preso. Avanti, mia nonna. Ti ha dato un bel calcetto, forte. Non preoccuparti, Vito, lo butti. Dici? A terra quando vuoi. Ci proviamo. Ora, Vito, ok. Prendo e finisce. Perfetto, ragazzo. Vai, 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 vai. Preparatevi a perdere, idioti! Mamma mia, quanto siamo forti. Un lavoretto niente male, figliolo. La tua parte te la sei meritata. Ehi, arriva un secondino. Che cazzo è questo, il circo dei cretini? Dai, andiamo, Scaletta. Hai una visita. Chi cacchio è? Continuano a visitarmi, tutti per me vogliono. Speriamo buone notizie, me ne voglio andare da qua. Ah, la madre. Ciao, Vito. Ah, la sorella. Ehi, Franny. Come stai?
Sto bene. Davvero bene, grazie. Allora, come va? Beh, ti devo dire una cosa. Sto per sposarmi, Vito. Oh, Madonna, magnifico. Certo, avrebbe dovuto chiedere il permesso, ma sono contento per te. Insomma, Vito, guardati. Sei in prigione. Com'è potuto succedere? Sono stato già giudicato in tribunale. Non farmi la predica. Ok? Dai, smettilo, ok? Vito, c'è ancora una cosa. Mamma. Che c'è? Che cosa? Mamma è malata, Vito. Sta male da settimane ormai e non migliora per niente. Senti, Franny. Vai da Joe. Sta tenendo del denaro per me. Cerca il miglior dottore sulla piazza. E tieni il resto come regalo di nozze, va bene? Vito! No, davvero. A me non servirà per un bel po'. Prendete cura di mamma. E dille da parte mia che io le voglio bene. Lo farò. E grazie, Vito. Ciao. Una settimana dopo, quindi sono già quasi 20 giorni. Andiamo, Scaletta. Quei cessi non si puliranno da soli. Che cacchio ste guardie, però. Poi ci chiamano per cognome, manco per nome. Andiamo, Scaletta. E chi c'è? Tocca a Napoli Bagni, che bello. Molto divertente, direi. Vado. Cacchio, altra guardia. Vado giù, eh. Non la vedo bene sta cosa. Chi c'è sta qua? Altra guardia. Quindi sei tu la nuova donna delle pulizie. Seguimi. Eccoci qua. Voglio potermici specchiare. Sbrigati. Allora, senti, ora, tutti quanti. Tranquilli, amici, mi stavo solo esercitando un po'. Se continui con quella merda, ci sarò io a esercitarmi su di te, capito? Va bene, cazzo, siete proprio ignoranti. Porco cane, che schifo, regà. Andiamo a quest'altro. Che cacchio di finaccia che siamo andati a fare. No! Che succede? Continua a pulire. Io lo vorrei sfonnare, raga. Su, ma perché non mi fai fazioni? Fammi cemena. Ehi, questo è ancora sporco. Puliscilo di nuovo. Che cacchio, quando fanno così mi fanno un bestia lì. Capisco che uno ci ha avuto problemi con la legge, però porca miseria, proprio poi appiallo un giro pure così. Ma non è tanto la cosa della pulizia, ma dopo che tu l'hai, che è pulito, ce l'ho rizzozzi un'altra volta. Ok, basta così. Adesso vai pure a raggiungere gli altri animali nelle docce. Forza, muoviti. Ok, andiamoci. Bene, Scaletta. Che ne dici di toglierti i vestiti e darti una ripulita? Ok, andiamoci una lavata. Perfetto. Questi chi sono? Ma così con l'acqua? Senza manco una chicchetta di sapone? Così proprio? Papà, quello sta bello in forma. Che fate qui? Muovete il culo! Ehi, Frankie, dobbiamo occuparci di una cosetta qui. Perché non te ne vai a fumare? Sicuro. Divertitevi, pervertiti schifosi. Mi piacciono le tue cicatrici, carino. Come te le sei fatte? Ehi, coglione, hai scelto il culo sbagliato da trapanare. Possiamo farlo con le buone o con le cattive. Scegli tu.
Ho un'idea migliore. Perché non vai a fottere i tuoi amici? O meglio, vai a farti fottere. Ok, direi che hai scelto le cattive. Inizia la festa. Vuoi ballare, zuccherino? Fallo di nuovo, biscottino. Mi eccita tutto. Mo te sfono, sto pervertito. Cazzo, tipo combattivo, eh? Dai, Forza, John, non abbiamo tutto il giorno. Dai, con tutta sta bella panzotta continua a reagire bene, però, eh? Beccati questo. Ok. Andiamo, buttalo giù. Forza, forza, che mo te sfondo. Schifoso. Te sfondo. Ok. Ti piace, eh? Forza, uno, due e tre. Ok. Tutti e tre tocca sganciarseli. Porca miseria, su. Su, questo è molto più semplice. Oh, porco cane, ha reagito sto compare. Oh, ancora? Ancora che reagisci? Schifosi tutti e tre. Su, uno, due e tre. A posto. Oh, ma che cazzo sta succedendo? E dov'è Frank? Poi mi menano a me, porco cane, oh. C'ha la miseria, dopo quello che stanno a fare. Forza, ragazzo, sai cosa fare. Ah, questa è arrivata oggi. Leggila, sembra importante. Francesca era venuta a farmi visita. Invece di usarli per un buon dottore come regalo di nozze, tutti i miei soldi erano finiti in un funerale. Porco cane. Ehi, il signor Galante vuole parlarti. Seguimi. Felice di vederti, ragazzo. Che diavolo è successo? Agli irlandesi piace giocare sporco. Ieri due di loro hanno assalito Pepe. Ne erano ben più d'un paio. Beh, in ogni caso, non gliela faremo passare liscia. Che avete in mente? Pepe ha preparato tutto. Ci è voluto un po' per convincerlo, ma adesso Neil è da solo in palestra. Le guardie non torneranno per un po'. Devi solo dargli qualche pugno e spezzargli un paio d'ossa, come hanno fatto con me. Chiaro? Ok, chiaro. Bene, vieni con me. Buona fortuna, figliolo. Io aspetto fuori. Se arrivano i secondini, ti avverto. Ok. Bene, vai. Ehi, O'Neill. Abbiamo un conto in sospeso, noi due. Proprio l'uomo che volevo incontrare. E mo ci divertiamo. Vieni avanti, signori. Ragazzi, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre stavolta qui, non sempre ci sono sul guardia, mio canale.